Abbiamo abbandonato l'aula perché la gestione dell'aula anche oggi è una gestione approssimativa, è una gestione autoritaria, è una gestione che non si riesce a capire che cosa voglia fare il Presidente Grasso. Dopo la giornata di ieri, che è stata una giornata importante e pesante per tutti, maggioranza e opposizione, ancora una volta il Presidente Grasso ha deciso di iniziare l'aula togliendo la parola ai senatori, facendo battutine, non vedendo quando alcuni colleghi alzavano la mano per chiedere la parola. Quando si fa una modifica costituzionale non bisogna mai farla con l'orologio di fronte o con l'agenda in mano, la si fa guardando i contenuti e si fa una modifica pensando al fatto che questa modifica poi dovrà valere per alcuni decenni, perché si tratta dei valori fondanti di una comunità. È stato tolto la possibilità da parte del popolo di eleggere i senatori direttamente a suffragio universale, è stato alzato il livello del quorum per l'abrogazione di leggi, è stato innalzato il quorum da 50 a 250 mila firme per i disegni di legge di iniziativa popolare, molte cose inaccettabili. Di fronte all'arroganza del governo ci siamo battuti, ma nulla più si può fare per rimediare a questa situazione, quindi lasciamo che questa riforma peggiorativa e negativa per i cittadini italiani venga votata esclusivamente dalla maggioranza. Ci sentiamo assolutamente delegittimati da quella che può essere la rappresentanza in questo momento storico, ricordiamoci che una riforma costituzionale non viene poi fatta ogni giorno, quindi il contributo delle opposizioni deve essere assolutamente fattivo e in democrazia noi dobbiamo avere il diritto di portare la parola di chi ci ha eletti e votati per poterli rappresentare. Non condividiamo assolutamente questo atteggiamento, lo riteniamo un atteggiamento lesivo della democrazia del Paese, ma d'altronde è evidente che anche questa riforma va in quella direzione. Pensate, assegnando alla Lega, che è stato il partito che nella storia repubblicana ha segnato il passo delle grandi riforme, 1 ora e 28 minuti, cioè dopodiché si sta zitti e si vota, ma neanche i regolamenti di condominio si cambiano con questo sistema. Eppure in questo delirio di onnipotenza da parte del Presidente Grasso, che si sta veramente comportando molto male, in maniera autoritaria e non autorevole, tutte le opposizioni sono state zittite, non ammette neppure le dichiarazioni di voto prima del voto, e qualcuno si chiederà: ma come può farlo se c'è un regolamento? Non lo rispetta, semplicemente da ieri a oggi, per cercare di recuperare credibilità nei confronti di Zanda del PD, sta utilizzando il pugno di ferro schiacciando le opposizioni. Vabbè, se abbiamo un Presidente del Senato che non ci tutela, un Presidente del Consiglio che ci insulta, cosa stiamo qui a fare?